Ciao signori, iniziamo di qua, sono vero? Devo abituarmi al momento a questa nuova disposizione della webcam, mentre devo cercare pure di trovare una posizione su sto cazzo di microfono per farmi sentire bene. Buon pomeriggio, Luigi, buon pomeriggio, Sisa, buon pomeriggio a tutti i ragazzi, come state? Tutto bene? Io però non mi ci trovo così. Devo ritornare. Una foto di un gatto. Sì, Witch, quello là è il mio gatto che è morto. Nel 2000 mi ricordo quando, 2012 mi sembra. Buon pomeriggio, buon venerdì 12 marzo 2021. Siamo alla fine di quest'ultima di questa settimana di quest'ultima settimana, una settimana dove ci sono stati bel po' di avvenimenti alla fin fine. Ragazzi, ne approfitto per dirvi una cosa veloce veloce, inizio live e non ne parlerò più. Ok, poi chi se la vuole recuperare se la recupera. Il mio è entrato per farsi le unghie sulla sedia mentre sono seduto sopra. No, Sisa, mi basta la mia. Mi basta la mia, tranquillamente. E che è la sorella di quello, quindi. Lui è morto nel 2012, lei è ancora viva e vegeta. Per la gioia di mio padre, quindi lasciamola lì dove quella. Rompicoglioni, lasciamola nell'altra stanza. Signori, piccola comunicazione di servizio che vi faccio. Innanzitutto, come state? Spero tutto bene. Cazzi e mazzi vari. Faccio una piccola comunicazione di servizio perché è giusto che si fa. E Sisa lo sa, io mi ero preso 7 giorni di tempo per fare questa comunicazione. Tiro le somme e la faccio. Signori, come ben sapete, sul nostro Discord di Control M vi abbiamo dato una piccola raccomandazione. Nemmeno una regola, è una piccola raccomandazione che è stata presa non in malo modo, ma malissimo, al punto che ha portato quella piccola raccomandazione stupida a un abbandono totale del Discord. Da parte di alcuni. Cosa succede adesso, ragazzi? Che siccome tutti noi Control M ci siamo rotti i cosiddetti coglioni, io come sottoscritto vi annuncio ufficialmente in questo preciso istante che io abbandono definitivamente quel Discord, il Discord dei Control M. Che senza abbandono il Discord dei Control M, che non mi ci troverete più là dentro. Non l'abbandono. Quindi, nel senso, non esco dal disco perché comunque lo gestisco io. Sarà sempre a vostra disposizione se mai qualcuno ci vorrà ritornare. Io mi trasferisco sul mio, ok? Ho rimesso mano al mio Discord. L'ho sistemato, ho tolto sezioni inutili, ho fatto pulizia di cose, ho fatto nuove categorie, eccetera, eccetera. Io sarò di là, nel mio Discord privato. No, privato. È pubblico, nel senso potete entrare chi cazzo vuole, ok? Cioè potete entrare chiunque, siete i benvenuti, ma ci sono delle regole, ragazzi, sono regole del cazzo che hanno qualsiasi altro Discord, solo che il Discord di Control M non aveva regole, abbiamo detto una cosa, l'avete presa come se vi avessero infilato un palo di cemento su per il culo, quindi praticamente succo è questo. E siccome l'atteggiamento da bambini di non vi diciamo un cazzo ce ne andiamo mi fa girare veramente il cazzo, ho deciso quindi di andarmene anche io da seguito a quel Discord là e migrare sul mio. E da qualche giorno che io e gli altri esclusi, visto che le lobby sono potenti, peggio del PD con i 5 Stelle, gli esclusi da quella fuga si trovano sul mio Discord. Quindi se volete, ragazzi, e punto esclamativo Discord dovrebbe essere quando dovrebbe funzionare con il Discord del mio canale personale di Twitch, ci troviamo là. Quando io posso passo, ragazzi, cioè nel senso quando io posso passo di là, cioè, per ora ci sono di mattina e pomeriggio, la sera veramente poco perché sono poi su TeamSpeak con gli altri, ma durante mattina e pomeriggio che sono da solo su TS io sono sul mio Discord e ripeto è già c'è qualcuno, ci sentiamo durante pomeriggio. Mi spiace ragazzi che sia finita così, sinceramente non ce l'aspettavamo nessuno di noi Control M. E dire che siamo delusi e sinceramente incazzati è dire poco, ok? Perché alla fine si è dimostrato che di noi non ve ne fotte, da quelle persone là non gliene fotteva un cazzo. E quindi. E io sinceramente odio quel tipo di gente e voglio tutelare quella gente che invece ci segue e che a quanto pare ha veramente intenzione di
di stare in nostra compagnia. Detto questo, l'ho chiusa qui così siamo pochi e ho detto quello che dovevo dire, perché ce l'avevo qua, ragazzi, ce l'avevo letteralmente sullo stomaco, sta cosa, e vi assicuro, sia io sia altri contro l'M non ci abbiamo dormito la notte dal nervoso, e ve lo assicuro. È giusto che voi lo sappiate, ecco perché di là non state vedendo più nessuno, quindi... raga, mi spiace, non volevo finire così, però... mi adeguo alla massa, come si suol dire. E la massa ha voluto l'abbandono. Io vado con gli altri rimasti in altri lidi. Adesso noi invece andiamo a giocare. Andiamo a giocare a Super Mario 3D World Bowser Fury. Vediamo un pochettino che cosa ne esce da quest'altro simpatico giochettino. Vengo da una mezz'ora abbondante di farming su Animal Crossing. Io, perché ormai sono un drogato di merda su quel gioco, che se non c'entra almeno una volta al giorno inizio. Ma è come l'insulina, se non ce l'ho muoio. Come sta andando Bowser Fury? È interdetto la prima Witch. Non è brutto però, ho capito più o meno come funziona tutto l'Ambaradan, però... Si picchiano i Firefox. L'eterna lotta. Tra l'altro oggi ho aggiornato Windows, grazie a Dio non è successo nulla. Sono ancora alla versione 19.09 di Windows, ormai è una cosa... È una lotta tra me e Windows pazzesca. Sì, perché è scritto Bowser Fury. Ma un browser è sempre bello. Tra l'altro io non uso Edge. Tra l'altro, Witch. Non mi è mai piaciuto Edge. Ho sempre usato Firefox. Poi ho tolto Firefox perché era troppo pesante. E adesso ci sono tornato. No, adesso sono tornato su Firefox. Devo essere sincero. Allora, fammi sistemare sto microfono che io c'ho sempre problemi. Come non mi parla il PC, ma ormai non mi ci trovo. Oh ragazzi, c'è una campana sporca qua. No, Edge lo sai per cosa lo uso? Per toccami questo. Perché c'ho il Twitch legato là. Non faccio slogger, rilogga. Non c'ho minimamente voglia. Guarda quel gatto. Perché c'era con quella qua? Raga, dai, guarda che cosa bellina. Perché lo devo lanciare quel povero gatto? Allora, ci siamo, no? Vediamo un po' com'è la situazione. Ah no, noi siamo qua, dobbiamo andare ancora qua. Dobbiamo andare qua. Ok, come ci vado? Perché prima la campana è di nuovo sporca. Dai, di qua. No, 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 via. Gatto. Nessi. Ok, si parte proprio così. Madonna. Aspetta la curva. No, no, li ho presi tutti. Non li ho presi tutti mai nella vita. Ah, ok, è lei che mi porta nell'altro mondo. Ciao, Kala. Quindi, e te qua come ritorno? A parte che lei sembra buggato. Sto coso sembra buggato. Allora, ragioniere, che fa? Batti? È arrivato l'Ezzardo. Mi deve tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Ah, ciao Lesa, ciao Kala, come state, signori? Tutto bene? Eh? Siete arrivati... Abbiamo iniziato adesso, quindi non vi siete persi nulla. Ah, di qua si va... Ah, di qua si ritorna... Non ho capito. Non ho capito. No, non ho capito. Ma sai, guarda come spawna più e più volte di qua. Quindi è di qua. Ma guarda i Goomba gatti di merda. Voglio un altro gatto. Un pulsante, di già, subito subito. Ma... Devo distruggerli tutti, penso. Sì, devo distruggerli tutti e si inizia.
Abbiamo un sole gatto gelido combattimento nella cala. Nella calatura. Lo voglio distruggere, ok? Guarda, facciamo così. Ma ciao Village, bentornato, buon pomeriggio. Giustamente si spegne. Se faccio così? Bravo Bowser Jr. Aia, io ho sempre dolori al... aia, al collo. Fa male cane. Dovrei farmi sta... ragazzo di... Sì, strano che abbia dell'acqua. Ah, ho capito. Ho capito. Cioè, Nessie mi porta nelle varie isole di questo mondo. Io sinceramente lo trovo un po' confusionario, non lo so. Sono abituato a... via. Ripida rampa rapida. Ma pure i gabbiani sono a forma di gatto in questo gioco. Ok, abbiamo preso uno. Oddio, si pattina. Dio benedetto. Dio mio. Però almeno non mi faccio nulla. Ho preso. Ah, minchia, se prendo qua faccio male, giustamente. È diventato Fall Guys. È diventato Fall Guys. È diventato Fall Guys con i cose. Ce l'abbiamo fatta però, dai, totalmente a caso. Saltiamo, ragazzi, dai, è inutile. Non è nato solo il gatto, fai rispetto, devi farlo. Due su due che vanno al faro. Okay. No, 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 no. No. Grazie. Perché qua c'è sempre un potenziale. Oh. Guarda, non ci facevo nulla. Ti ringrazio, però... ah, quindi ragazzi, solita storia. Siamo 2 su 5. Questa zona qua già. Cos'è? 2 su 5 di qua. E qui Bowser deve incavolarsi per poter iniziare a spaccare questo, no? Giga campana delle rovine, eccola qua. Dov'è che devo fare? Devo farmi. Devo guardarmi esattamente dove si trova sempre tutto. Ok. Ciao Evil. Bello Evil. Si corre. Questi livelli abbiamo già visto su Mario 3D World. Ragazzi, mi scatticchia. Ce la fa la Switch, è incredibile. E mo? Non l'ha preso. Ah, ma sai che forse devo uccidere tutti? Non dovevo morirci io però. Aspetta, fatemi leggere. Sto leggendo un po' di messaggi che vi ho perso. Dov'è il mouse? Ma quindi un gioco completamente nuovo? Sono livelli tipo Remix? No, dovrebbe essere un gioco totalmente nuovo. Secondo gli studiosi. Del fuoco, Village. Ah. Evil, sti cose che stanno preso da te. Allora, dopo ci praticamente uccidere tutti, sicuro. Ecco fatto, non so.
Ma è tranquilla, Witch. Ma lo potete lurkerare tranquillamente. Sì, è alla base della città di Costi. Saluta Lieza, Witch, no? Ragazzi, ci siamo. Ci siamo. E qua e basta però. Sto incazzando. Non sono così acculturato. Village. Lascia stare, no? Se c'è la terza media. Cioè, figurati, non mi ricordo. Non manco più parlare italiano io. Eccolo qui, Bowser. Ingazzato. Ingazzato nero. Saltiamo. Ok, la campana. Che io potrei tranquillamente andarci, che è qua. Proviamo a prenderla adesso. Vediamo che succede. Esatto. Mario Super Saiyan. Saltiamo. Salto intermezzi, ragazzi, ormai l'abbiamo visto. Però minchia, salto un video e c'è caricamento. E allora? Cazzo di gioco è? È così pesante. Sono diventato... Oddio. Sì, perché ogni volta dovevi prendere la campana. Ma non è possibile che non distrugga nulla. E la madonnina. Non ce l'ho fatta. Pensavo di fare danno da qualche maniera. Solo con la giga camp, cioè con il Mario gatto gigante prendo. La prendiamo di nuovo. Ma qua, scusa, ma se io sconfiggo Bowser adesso, lui non arriva più a darmi, tra virgolette, quel raggio per distruggere tutto. Cioè, quello è. Raga, io ci sto provando. Madonna! Ma... no! Infatti sto saltando da mondo a mondo e non si sto più capendo un cazzo. Guarda, c'è una sta campana qua. Se la prendo, che succede? Ah, ecco! Ma porca miseria! Io devo ancora capire le dinamiche di sto Mario, te lo giuro, non... non posso sconfiggerlo io adesso. Ok. La madonna. Ok. Ah, forse gli do danno così e lui si calma. No, manco per il cazzo si fa. Ladro. Aspetta, c'era di nuovo la campana. Ciao Liucco. Ma tu, ma dai. Poi io non sto comprendendo. Mi serve.
cavoli, io scusami, ma sto tentando di combattere contro un Bowser. Quindi adesso devo proprio sconfiggere. Sì, sì, ok, la campana ce l'abbiamo, un'altra. Ok, adesso lui salta. Mi segue, faccio così. Ah, a metà si ferma, ok. Ok. Cioè a metà vita lui si... Che succede? Si placa? O no? In questo secondo... No. Sì, si placa. Ok. Però non mi conviene alla fin fine. Mi conviene farlo all'ultimo. Sempre posso dirti qualcosa. È scappato di nuovo. Sì, cioè volevo dire, il mio papà è il migliore del mondo. E sapevo quando è venuto a ritirarsi. Eh sì, sì. La giga campana è di nuovo ricoperta con la sostanza nera PC. Cosa abbiamo che gli sono le gatte. Potrebbe esserne rimasto. Minchia, l'abbiamo fatto tutto. Dai. Praticamente ho fatto una cosa che non dovevo fare. Cioè. Eh sì, perché effettivamente adesso qua come cavolo faccio io? Non lo so, non lo capisco, sì, te lo giuro, non lo sto capendo sto gioco. Cioè, non... A parte, ripeto, ora che ho preso la campana, se il Bowser non compare più, queste cose non si distruggono più. Ecco, almeno così mi fa intendere il gioco. Facciamo una cosa qua. Proviamo con... andare qua. Ok, c'è un percorso da fare. Pochi secondi. Dio mio. Dio mio. Presa, ok. Corsa contro il tempo, nuoto velocizzato. Fatta. Ma dove siamo arrivati? Fammi tornare indietro. Madonna, raga. Siamo al primo mondo, veramente. Qua dobbiamo ritornare. Posso dire una cosa? Lo trovo veramente confusionario. Ciao Costa. Devo essere sincero, non mi sta entusiasmando. Non mi sta entusiasmando completamente. Strano, per la prima volta. Capelli assenti, sì, Lisa. Sì. Sì, 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 Lisa, sì. Guarda, te li mando per la prossima volta che mi tengo i capelli, te li spedisco a casa. Ciao Gianfi. È più confusione di un Mario, di un... Sì, cioè... Faccio fatica a capire le cose da fare. Non so se anche altri hanno avuto... Cioè... Costa, dicevo... Deludente? Cioè, mi sta deludendo. Sì, vedi che si scivola da morire qua sotto. Vabbè, ciao C. Porca puttana. Cioè, nel senso che... Boh. Scusa. Ah, ok, fammi fare qua. Senso è parecchio confusionario, non ci sto
capendo un cazzo del suo gioco. Ma dove cazzo ho tirato? Vabbè, qui tanto non c'è un cazzo. Mangio tutta salata con i carciofi. Mi fa male i carciofi. E io non so più dove andare. Ecco, sta andando dentro, nel senso che è troppo casinato. Troppo incasinato. Cioè, lo trovo veramente incasinato. Trovo... Minchia. Non so come dirtelo, cioè... Da. Liuk. Me lo banni, Liuk. No, io non ho riso. Allora, sono di nuovo qua alla campana. Dobbiamo andare qua. Andiamo qua, va. All'altro faro. Ti stavi strozzando, Norwich. Che succede qua? Ma veramente così? Ma se... Cioè, non c'è bisogno mai nella vita, no? Che cosa è brutta? Ok, eccolo là. Così vicino, così lontano, torre invisibile. Ah, c'è dell'invisibilità in tutto questo. Ma c'è della truffa qua. C'è della truffa. Ok. Ma dai! Ok. Ma io sono... E quindi qua c'è un passaggio che va in aria, ok? Ma porca... Ah, di qua. Ma io semplicemente sto facendo al contrario, penso. Aspetta! E Bowser si sta incazzando! Sì! Vieni, aspetta, devo andare dove c'è la campana, devo andare. Non la voglio, però devo fare così. Non c'è nel muro qua, eccolo. Vediamo se riuscirò a fare. Bowser è molto... Pausa. Infatti, visto che mi ha... Vabbè, noi pausa effettivamente ce lo dobbiamo tenere fino a quando lo sconfiggiamo completamente, però...
Ok, perché almeno abbiamo preso un qualche. Abbiamo preso. Lui comunque un po' di vita la perde. Quindi ok. Cioè. Peppe non. Stretto salta. Lui un po' di vita la perde. Povero Bowser, povero. Lo posso capire, il Duke. Dove mi devo lanciare? Un Bowser Trouble. Esatto. Ma dai! Allora. Abbiamo fatto questo. Non credo che. Ma guarda che c'è qua. Porca miseria. L'ha rotto pausa pure ora. Sono gibocchi furiosi. Eh sì. Vai a illuminare il faro. Ciao Nicola. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come stai? Allora, noi qui ci siamo stati, però devo iniziare a fare un po' di mente locale per vedere com'è la situazione. Quindi andiamo più in alto possibile. Ah no, così non saltiamo su. Allora, il faro al momento è sbloccato lì. Qua dobbiamo andare. Torre invisibile l'abbiamo aperta. Qua. Se io mi devo quindi girare verso qua. No. Non si gira Mario. Boh. No, sono entrato su. Vabbè, prendiamo le monete, fanculo. Devo prendere sufficiente le monete. Abbiamo preso questo qui. Sì, infatti bene, almeno abbiamo poi guadagnato qualche monetina. Peraltro mi dai i potenziamenti che mi servono. Andiamo qua, va. Arena scontro con Boom Gatto. Ok, Boom Boom. Come ci entro? Io non lo so. Non da qua. Però qua c'è un pezzo. Come entro in sta arena? Dall'alto, ma a questo punto. Facciamolo tutto il giro, magari c'è qualche altro pezzo da prendere. Sì, ma è dentro. Prova a citofonare, sì, Ryuk. Ah no, qua è, guarda. Fammi prendere sto pezzo qua prima, va. No, oh! Ok, se vado al centro che succede? Succederà qualcosa. Se Mario si arrampica, ecco. Vabbè, boom boom, raga. Dai, classico boom boom. A cazzo di gatto, va bene, io. Oh, si sta rincazzando Bowser, raga. Dai, non adesso. Fammi sconfiggere Boom Boom Gatto. Fatto. Buon lavoro, Luke. Boom. Buon lavoro, Luke. L'abbiamo presa anche questa. Quindi che succede? Si accende il faro nel momento. Guarda, là sopra ce n'è un altro.
Ok. Ok, si è aperto qualcosa. A Bowser. E adesso leggermente incavolato. Ah, forse. Ah, un blocco per nascondermi. Ma ce l'ho proprio qua, Bowser. No, 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 no. Tanto Bowser. Prenda sul falo. Ciao Lina. Vediamo cosa c'è qua. Eccolo là, quell'altro. Mi spiace perché per Bowser che è così, ma non posso sfruttarlo. Madonna. Non posso veramente sfruttarlo in nessun modo al momento, perché uno, non ho nessun blocco Bowser da far distruggere. E qua dovrebbe esserci. Qua. Ok. E il quinto dov'è? Ne manca. Manca l'ultimo. Come stai, Lina? Il falo con le orecchie da gatto, sì, guarda, lascia stare. Lasciamo stare. Ah, può essere che ce l'hai con io, aspetta. Che poi. Ma veramente devo correre con io. Ah, Dio. Okay. No, proprio un sole mi dava. Okay. Chiappe il coniglio delle rovine. Hai chiuso con la banca, brava Lina. Guarda, lo piglio però. No. Ah, sarà qua, vediamo. Ok. Perché mi porti qua? Ah. Ah. Oh. E come faccio? Aspetta. Allora, qui c'è qualcosa. Ok. Ah. No, aspetta. Ah. Però non ho capito, Witch. A te ti capiscono troppo bene, troppo. Ok, vabbè, ma fino a qui ci siamo. Io voglio sapere dov'è l'ultimo. L'ultimo stemma di gatto che manca per finire questa fase. Fatemi andare a fare il controllo meglio da lassù. Di nuovo? Ma dai, basta, pausa. Ma è chiuso il falo, scusa. Ah, ma è proprio chiuso, il falo è chiuso. Non posso salire.
E sopra abbiamo preso. Raga, non lo so. Non lo so, non so minimamente dove andare. Fammi andare a prendere la giga campana, ma sto punto. Andiamo a lottare contro Bowser. Dobbiamo controllare vicino l'acqua. Mario Super Saiyan, come al solito. Che carica, un caricamento ci vuole ogni volta. Che cazzo? Cioè, non l'hanno ottimizzato per la Switch, cioè non mi fare i caricamenti. Dai. Ma sei un cazzo, sei. Io devo semplicemente evitare Bowser, che non si riesce a vedere quanto va veloce. Ma come? Minchia, posso colpirlo con... A parte sono arrivato alla fine di qualsiasi cosa qua, ok. Questo è stato un twist che non mi aspettavo. Ma sei un culo, sei. Perché la telecamera fa leggermente cagare, eh? Lo stiamo per sconfiggere, eh? Trovo pause. Madonna. Sconfitto. Cioè sconfitto, abbiamo tolto la vita. Spacco sto pause, esatto. Sto pause. Sì, ma abbiamo fatto presto, non è che abbiamo, non abbiamo seguito le isole come l'altra volta, cioè nel senso... Ok, l'arco bagatta, l'arcobaleno, bagatta, Guido bagatta. Sì, ma non le ho finite le altre. Ok, è emerso qualcosa. Oh, già siamo al terzo mondo. Ma il secondo non abbiamo fatto nulla. Infatti guarda quante zampate. Oh mannaggia, sono notato che questa volta sarebbe tornato normale. Ma sì, certo che no. Nessuno resiste agli attacchi di Mario meglio del mio papà, dopo tutto. Guarda Mario sempre. Andiamo, troviamo il modo per scalare questa cascata per cercare altri sollegati. Non devo... No. No. Va bene. Io sono qui, sì. Ma non mi interessa. Non mi interessa. 40 per svegliare la giga campana. Sono parecchio indietro, giustamente, perché... Qua mancano... A parte, quindi qui Bowser adesso non ci sarà più. Il problema è... Il problema è... Che me qua, ad esempio, in questa zona qui. Il contrattacco di Pumpungato. Ok, devo ritornarci. Contrattacco, ha detto. Però ne manca sempre uno qua. Sentiamo di qua, dai. C'è
c'è bisogno di spiegarmi ogni volta come fare, eh. Vediamo. Parecchio. Ok. Vero, si sa, però. Quanto P mini Bowser Junior? Ma a parte che so distinguere pom pom originale rispetto alla farsa. Infatti abbiamo finito su. Ma basta, è morta. Basta. Hanno utilizzato la stessa musica dei 3D World qua. Abbiamo finito tutto qua. Va là. È la seconda però di 5. Esatto. Ne manco 3. Il problema è che io ripeto non riesco a trovare dov'è l'ultimo pezzo qua, raga. Eccolo dov'è. Porca puttana. Bastava chiederlo. 5 frammenti di sole gatto. Siamo a 3. Saltiamo. Ok. E ne mancano 2. Quindi che succede adesso? Devo andare via da qua. Però questo gioco è come... Sì, ovvio. Andiamo qua, non l'abbiamo fatto. Cos'è sta zona? Ah, si colpiscono così. Perché dove fa sta cosa? Oh, io prendo, raga. Poi se sto facendo giusto non lo so. Ciao Ale. Pausa, ci penso mio, vai tranquillo. Sono un Mario gatto. Vabbè, forse devo sconfiggere tutti da qualcosa. Ok, e questo qua. No, è successo nulla. Devo uccidere tutti questi. Che sta succedendo qua? Ma cosa dovrebbe rappresentarmi questo? Va bene. Non doveva andare lì. Non doveva andare lì. Va bene. Soldi sì. Come stai, Ale? Come va? Come va? Come va? Allora, noi avevamo. Lì non c'era niente di che, non era un mondo. Qua dobbiamo andare. La torre invisibile, vero? La torre invisibile. Ah, eccolo qua, raga. Qui c'era un qualcosa. Qui c'era un qualcosa. Qui siamo leggermente inculati. Tutto bene, vale. Ma porca puttana. Ehi ragazzi, siete ancora innamorati. Ciao Molly. E allora, andiamo un po'. C'è tutto muri e mulettini. Ah. E qui serve Bowser, ma Bowser non torna più, tecnicamente. Tecnicamente, Madonna. Ma dai! Mi serve questo per poter... (ride)
Ah, se io parto da qua, no? Ok, quindi devo fare la strada contrario io. C'è nulla su, no? Madonna! Madonna! Il Mario Fuoco mi aiuta a farmi vedere... Okay. Ma non voglio fare lo schianto a terra qua. Però probabilmente lo devo fare. Ok. Ah, che fa? Doveva far andare. Tutto bene, Molly, te come stai? Tutto bene. Sto vedendo un po'. Ok, qua devo andare. Sono un po' concentrato qua. Perché sta parte è un pochettino ostica. Faccio così qua io. Aspetta. Hai visto? Quindi ripetate se al momento non... Che non voglio ripartire da capo, capito? Ah, c'è qualcosa lì, ok. Ah. 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 Ok. C'era bisogno, no, no. Sono appena tornato a fare la spesa al Conad, domani si prevede tornare rossa, vai fatto bene, hai fatto bene. Non so più i colori ormai, fanculo, cioè nel senso... Allora, qui c'è qualcosa di parecchio... Aia, è errato in tutto questo. L'ho preso però, manco un solo gattola. Ho detto un po' di cambi... che vogliono fare adesso, sperando che sia... L'ultima volta che con i vaccini, con l'arrivo dei vaccini. Tra l'altro il fatto che ci siano stati dei morti da noi, che in Sicilia ci sono stati 3 morti dopo il vaccino AstraZeneca, devo essere sincero, un po' di timore me lo mette. Non è comprovato che ovviamente siano stati i vaccini, però comunque la gente ha un po' di paura, ce l'ha. Garone da lunedì potrebbe essere zona rossa. Sì, sì, lo so, Lieza, lo so. Lo so, ho letto, però capisci che è un po' non dico timore, io non figurati, non... mi preoccupa sì, però devi pure pensare che le statistiche non sono a vantaggio del vaccino, cioè nel senso... Però sempre un po' di timore, sai, c'è. Cioè, nel senso che allo stato attuale, no? Io non so se rientro nella, come prima categoria che ho visto il piano vaccinale di adesso, no? Non so se rientro nella prima categoria di persone con patologia, visto che è una patologia, no? Ciao Ricky. Non so quindi se io rientro in quella fascia lì, o la malattia di Crohn. Però se potessi evitare la AstraZeneca lo farei, ecco, in questo senso. Cioè, ho sbagliato. No, Molly, no. Cioè, preferisco altri. Ok, ce l'ho fatta.
Sì, anche io ho fatto le previsioni, però in quella previsione là io non so cosa inserire, come in quale categoria entrerei, capito? Perché non so come cazzo trattano i mob di corno. Ok? Cioè, se trattano come paratologia, perché è invalidante, perché, però, dico, non capisco, quindi vediamo, cioè, però ripeto, al momento come AstraZeneca avrei un po' di titubanza a farle. Credo sia comprensibile, anche se ripeto, come ha detto lui, se comunque ho sentito anche io, è stato, in un caso è stato escluso che sia, stato il vaccino. No, non ho l'invalidità, grazie a Dio, cioè nel senso, non ci arrivo con l'invalidità. Cioè, grazie a Dio perché non è grave. Mi brucia che potevo prendere qualcosa, no? E allora, andiamo. No, di là si va. Dobbiamo andare qua. Andate qua. No, il mio medico non sa nulla ancora, si sa. Cioè, ieri quando ci sono stato, c'erano tutte le persone che andavano da lei per capire come prenotarsi per i vaccini, che da noi stanno facendo i settantenni adesso, da noi in Sicilia. So che adesso vogliono uniformare la campagna vaccinale in tutta Italia, che tipo noi siamo gli ottantenni, ai settantenni, altre regioni, se non ho capito male, no. Quindi, sì, ma tanto ripeto, ora arrivano gli altri vaccini. Diciamo che mio padre, ad esempio, non ha paura, però preferirebbe farsi quello di quello a un'unica dose, diciamo, no. Cioè, unica dose, non quello che è sotto ghiaccio, che non mi ricordo, ma non mi ricordo più che cazzo è, dovrebbe essere AstraZeneca quello congelato, eh. E guarda, non capisco un cazzo dei vaccini. Bowser, Bowser, si incazza, si incazza, si incazza, si incazza. Bowser si incazza. Dai, dai che c'è Bowser, vieni qua. L'ha rotto, sì. Sì. Ma personalmente quello che ho mi dovrebbe contattarmi l'altro su richiesta medico di base. Vedremo, allora. No, Johnson & Johnson è quello unica dose. Se non sai AstraZeneca quello con sotto ghiaccio, mi poi da pure di quella cosa lì. Che una rottura della catena del freddo possa portare fastidio. Sì, lo so, cala, ma il problema, cioè, infatti quello è, mio padre fa, ma non posso già compilare i moduli precompilati, ci fai fare le cose, non credo sia fattibile, guarda che c'è qua. Ripeto, vediamo. Vediamo quando capiterà, cioè, non credo sia ancora io vicino a farlo, quindi. Qui siamo a tre. Siamo di qua. Comunque raga, il vaccino, se, il vaccino sono assolutamente a favore, nel senso che sì, non siamo più nel 2000, non siamo nel 1930 dove la tecnologia ti porta a poter, cioè, capite cosa voglio dire, cioè, nel senso che con la tecnologia che abbiamo tutto il mondo che sta studiando un vaccino per sto coronavirus. No, mi fido di più di questo rispetto ai più vecchi, cioè. Siamo sempre. Ah, vedo che sono Mario Gatto io.
5C incluso, ma magari così almeno riesco ad avere una connessione di 600 in telefono. Dio mio! Comunque raga, ciao, sono morto. Porca miseria, quanto indietro. Sì, a me passa, anche a me, guarda. Guarda, l'importante è tentare che ne usciamo prima possibile sti cazzo di guai. Ah, ho sbagliato. Entro l'ego 5G e vaccino, buon confronto. Ciao, Espo. No, nessun complotto. Io sono a favore del vaccino 5G. Ripeto, perché almeno... Ciao, Espo. Finalmente copriamo tutti i problemi di banda mobile. Tra l'altro da me il 5G c'è. Che con la Wind ce l'ho. Il problema è che non ho il telefono 5G. Cioè... Non ho minimamente il telefono adatto a farlo a essere in 5G. Ah, allora facciamo così. Dio mio. Bravo Bowser. Il mio robot farò i 5G della regione a fare. Esatto, parla, è incredibile. No! C'è qualcosa qua. Dai, perché non ho messo sto qua? Cos'è questo 5G? 5G! Go. Dammi questo. Salve il culo questo. Nine! Madonna! Speriamo di non averne saltati, ma ne ho saltati sicuramente qualcuno. Ecco, a parte questo qua. Dio mio, ma che cazzo di livello è? Aspetta! 5GG! 5GG Sabbani! Comunque raga, per dire, io ci ho bisogno della cosa che è fatta tra i primi a gennaio, perché lavoro in ospedale. Anche se in campo. Allora ragioniere, che fa? Batti? Ma sono fatto male. Mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Grazie. C'ho mia sorella che si è fatta all'inizio, perché lavora in ospedale, anche se adesso lavora in amministrazione. Però la prima cosa che hanno fatto è immunizzare tutti i dipendenti dell'ospedale, indipendentemente dal loro compito. Mia sorella è ancora viva e vegeta. Ok, si è fatta sia la prima dose che il richiamo. Prende 10 tacchi in più di cellulare, quindi ottimo. Quindi ottimo, funziona tutto. Ok. Il fratello l'ha fatto a fine gennaio, hai visto questo? Ed è ancora vivo e vegeto, quindi. Ok, mancano. No, si è incazzato Bowser di nuovo.
Che faccio io adesso? No, ho sbagliato. Ma allora Fabio, basta entrare e uscire da sto tubo. Sto tentando di capire. Ok, la morte. Non lo vedo. Grazie. Allora, io non sto trovando né gli altri blocchi. Ok, eccolo. Là c'è qualcosa, no? Perché sono illuminate queste finestre? Non lo so. Sono proprio illuminate col fiocco. Niente, Bowser si è calmato, ragazzi. Ha deciso di... Che ore sono già? È già 35 qui. Io credo di aver preso tutto. Ma il problema è... Come caspita faccio a saperlo? Non va, ma Mario? Ah, qui non c'è più un ca... Ok, c'è qualcosa. Ok, c'era qualcosa. Ne manca uno. Mario scivola, scivola, scivola. Dov'è? Ne manca uno adesso. Il problema è che devo andare a rifare tutto. Non c'ho minimamente voglia. Non c'ho minimamente voglia di fa... Ok. Facciamo rifare di nuovo. Carlina, tu a quest'ora comunque che non pranzi... È illegale, ok che a Roma mangiate tardi, però fino a un certo punto sono le 2.35. Noi abbiamo pranzato alle 3. Baccalà ancora in forno, madonna. Dove vado? A me non piace il baccalà. Ok. No. Non vedo. Puoi vedere che... Guarda. Puoi vedere che è nascosta qua. Fammi vedere. No, non credo. Allora, e qui non c'è. C'è un tubo però. Ok, era preso un bonus. Dov'è l'altro?
Ah, non c'è. Non so che dire. Non lo trovo io. Non lo trovo io. Ma invece hanno messo troppo zucchero nel caffè e mi hanno rovinato la giornata. Madonna, Sisa, mamma mia. Troppo zucchero che hanno rovinato la giornata. Gioia. Aspetta. Ah, guarda tu che c'è questo. Oh. Mario. Ma non è... Guarda, a sto punto può essere in basso. Non credo, può essere pure qui, eh. Guarda che qua c'è qualcosa, no. È fatto. Sarà qua, secondo me. Ah, Dio. No! Vedete che è qui in basso. Ah, minchia. Minchia. Qua mi serve Bowser. Qua mi serve Bowser, raga. Madonna. Qui mi serve proprio Bowser. Non sarà lì. Lì ci sarà proprio il... vabbè. Non si incavola Bowser adesso, dai. Serve un Bowser. Serve forza l'elica. No, niente. Eccolo, eccolo, eccolo. Mi metto qua e aspetto. Ciao Bowser. Mi dai un colpo qua? Dai. Porca puttana. E questo era uno completo. Distruggi i blocchi furiosi del, di quella zona lì. Adesso che succede? Il faro si accende, il faro illumina, il faro fa danno a Bowser e Bowser se ne va. Ciao Bowser, è stato bene. Però ne manca sempre un pezzo, io te lo dico. Ok, un'altra scena di cuore. Oddio, inguidabile. Presa. Ok. Scivolate aerei. Siamo a 35 su 40 per la giga campana, eh. Ok. E dobbiamo farne ancora.
Ah, qui mancava una cosa che ho fatto un po' fatica, però. Oh, essendo che mi ha mandato il nuovo decreto in vigore da... Oh, poi lo finisco la live qua. Allora, ragazzi, si parte di... rifacciamo questo pezzo dove manca l'ultimo con la P. Non sarà facile questo, eh? Dai, già. Ciao. Ragazzi, è ingovernabile, lo giuro. Non lo prende! Non l'ha preso. Ah, Dio. E partiamo da capo. Si riparte da capo. Prendere le monete blu sarà... Ah, non posso tornare da capo. Sì, posso. Andiamo di qua. Questo sarà parecchio ostico, eh? Ok. Ok. Non devo correre, perché veramente dovrei farci. Però ne salto una, porca puttana. Ciao raga. Cioè, assurdo. Porca miseria. È facile, no, manco per il cazzo. Non è facile. Il tempo che hai è poco e quindi non devo fare errori. Se sbaglio già lì a saltare lì è finita. Ma porca miseria, ma veramente sbaglio e salto, raga. Dai, ma porco demonio. Cioè non... Cioè sbaglio e salto lì. Sbaglio proprio il salto come un cretino. Che ore sono? Le 3 chiudiamo come al solito. Veniamo col primo 4 d'ora. Ah, me le conta come monete. Tanto va bene. Ma poi... Oh, raga. Cioè, è assurdo. È assurdo. È assurdo. Non c'è proprio... Non ce la faccio io. Ce la faccio proprio io. Ok, mi riporta all'inizio. Madonna. Cioè, vabbè, se sbaglio anche, se perdi semplicemente un po' di tempo è finita. Difficile, non mi esco, non mi parlare di quel pinguino perché devo farlo pure io prima o poi, eh. Prima o poi devo portarlo pure in live quel gioco, quindi non mi fa venire gli incubi, ti prego. Non mi fa venire gli incubi già da adesso. Tra l'altro me lo sono spoilerato poco da Luke, ho guardato poco Luke proprio perché
Io non ho mai giocato a Mario 64, quindi per me è un gioco nuovo. Non ci sono arrivato per poco. È incredibile. È incredibile. Ci sono arrivato per poco. Adesso devo pure farlo con la furia di Bowser. Ragazzi, oh, in modalità normale, no? In modalità con Bowser che mi spara nel culo, ce l'ho fatta. Che ci vuol fa? Che ci vuol fa? Tra l'altro al momento non ci sono altri blocchi di Bowser, quindi non so dove andarlo a indirizzare al momento il buon Bowser. Siamo a 36 e il faro, fammi vedere quando ci sarà sicuramente un'altra cosa da fare qua. Un'altra cena, sì. E quindi dovrei tornare indietro e vedere cosa mi dà poi. Oh. Vabbè, chi se ne frega, ce l'abbiamo tutte e 5 funghi. Quindi. Anche là secondo me dobbiamo tornarci ancora. Infatti effettivamente senza giga campana non posso nemmeno sconfiggere Bowser. Ah aspetta, qui è chiuso adesso. Monete. Oh oh, c'è qualcosa da dentro che non mi piace. C'è qualcosa da dentro che non mi piace. Ci sono delle spine. Andiamo a vedere. Oh oh, caspiterina ragazzi. Caspiterina. Ho trovato i blocchi di pausa. E qui si deve arrabbiare lui di nuovo, altrimenti non possiamo. Ops, no, l'ho sbagliato. Dobbiamo fare in cavolo. Dobbiamo aspettare che si arrabbi di nuovo Bowser. Oddio, benedetta parodia. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo. Ok. Boom boom con le spine che spuntano. Vabbè, dai. Non so cosa si fa. Ciao Felix! Grazie per l'osso. Porca puttana! Come stai Felix? Tutto bene. No, questo qua 5. Eh!
perso un po' di danno. Ho preso un po' di danno a cazzo, eh. Ho preso un po' di danno a cazzo. Scontro finale con Bum Bum Gatto. Finale. Se invece dove la schiena si è fatto molto lieve. Bene, cioè, io invece devo farmi raggio a collo per capire che cosa ci sia che non stia funzionando a collo. Bene. Ah, ecco, guarda un po'. Dietro quei blocchi c'è. Il problema è che, ripeto, io devo farmi i raggi a collo e i raggi in ospedale me li hanno prenotati per il 20 di giugno. Che bellezza. Quindi secondo loro io sto così fino a giugno. Vado a informarmi quanto costano a pagamento. Eh sì, Ficola, effettivamente è molto presto. Si sono proprio sprecati. Allora, a parte lo scherzo, adesso la cosa era particolarmente grave prima. Adesso si erano sistemate le cose, perché perché la gente aveva, tra virgolette, no, aveva, la gente ha paura di andare in ospedale e non faceva più nulla. Infatti, ad esempio, quando sono fatto la colonoscopia me l'hanno fatta presto. Il problema poi è stato dopo, cioè, il problema è stato è adesso, che la gente per necessità adesso deve fare le visite e ci vanno ugualmente in ospedale. E quindi una visita che io ero prenotabile entro 10 giorni ha messo la priorità. Non posso farla. Quindi devo fare il pagamento per forza. Perché? Che attenti. E sto concludendo l'accordo così. Se questo concludo l'accordo così, più che altro rischio di fare danno ancora di più. Ed è meglio di no. Però devo vedere se li fanno queste cose. Ah. Ma che succede? Come devo prendere una chiave adesso? Che non so dove si trova! Io come to- no, 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 adesso, vabbè, dai. Andiamo qua, andiamo. Porco, dobbiamo andare da Bowser, sì. Devo pure spiegarmi, perché... chiave grossa, sì. Abbiamo preso e tecnicamente è finito questo faro. Tecnicamente. Va bene, si sa. Fatta. Grazie. Toglimi il muscolo che si è probabilmente strappato. Finita. Yes. Abbiamo finito questo faro. Per questo vi dico un po' confusionario. Si fa avanti e indietro di continuo. Mi crea parecchia confusione. Proviamo a rifare questo qua con la chiave e vedere un po' cosa ne esce.
Poi, poi chiudiamo, eh. L'ho premuto, tra. Niente, questo è anche l'ultimo di questo, di quest'altro faro. Il problema è che devo salire qua fino, fino a qua con la chiave. E io non so come. Ma hai cancellato il coso, cretino. E io come cazzo faccio adesso? Ma non nemmeno io, come ho già detto, Nicola, non mi sta, mi ha deluso un pochettino, devo essere sincero. Cioè, nemmeno Mario Odyssey è così confuso. Cioè, riprende lo stile dei, di Galaxy, eccetera, eccetera. Ok. Ma quelli non erano incasinati così. Cioè, non ho mai trovato questi problemi di capire dove fare, cosa fare. Cioè, non so come mai abbiamo partorito un'idea così. Peccato. Ah, se faccio così adesso. Ok, devo prendere così. Io come torno adesso? Su? No! Porco demonio! Non devo cadere in acqua. La telecamera è peggio di. Peggio di quella di coso. Di Galaxy. Cioè, avrei preferito, per dirti, un qualcosa a mondo chiuso, cioè a selezione del, del livello. Dice, ok, che gioco lo trovo. Com'era Mario Galaxy alla fine? Mario Galaxy com'era? Ho detto Mario Galaxy, non ho detto Alexa. La galassia, cioè c'avevi la Wakpo, chiamiamola la Wakpo Room, dove tu scegli, dove tu eri là e andavi in giro e c'erano le varie stanze e ti portavano nelle varie galassie. E da lì sceglievi. Qui no, qui tu devi fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Mario Galaxy è piaciuto molto, sì, mi è piaciuto molto. E sono contento, a dispensa di chi critica il fatto che la Nintendo abbia fatto uscire un gioco vecchio, tre giochi vecchi anzi. Che io, io l'ho recuperato. Tra l'altro, il prossimo gioco dopo Mario, dopo questo Mario sarà Mario Sunshine. Perché non l'ho mai giocato. E poi all'ultimo faccio Mario 64. All'ultimo farò Mario 64. Perché ripeto, l'ha fatto Luke, voglio fare più indietro così. A me mi è venuto di vomitare all'inizio. Io soffro di motion sick. Infatti sì, Iron Fist lì non riesco a giocarlo. E altri giochi simili come Human Fall Flight, cose varie. Io non ho mai giocato il Mario, Mario 64, Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario 3D World. Li sto recuperando grazie alla, alla Switch. Quindi per me ben vengano giochi, questi giochi così. Mario 35, sì. E io come faccio a salire su adesso? Ora dove tornare su? Scusami, come torno su? Forse qua sopra c'è qua. Ragazzi, sono bloccato qua io. Non posso lanciarla. Ok. Ah, ok, da qua. Credo. No!
Ma porco demonio! Perché per correre la lancia, il cretino coglione di Mario di merda. Cazzo! Se devi correre, tienilo! Che non puoi correre senza lanciare una cazzo di chiave? Eh? Siete tutti stronzi quei procioni. Tu, Tom Nook. Che cazzo? No, ci mancava pure quell'altro che si incazza. Aspetta, che qui non sto... Manca pure lui qua. Con calma, Tom Nook è pure peggio quello. Tom Nook è nostro zio. Piano, piano. Perché devo fare le cose con un Bowser veramente incazzato sul mio culo? Oh. Mamma mia, aia, il coccige magnetico. Ragazzi, sta sedia mi sta uccidendo, devo rimettermi il cuscino che non riesco di nuovo. Ok. Bowser. Bowser camomilla tesa. Anche questa è completata. Quindi cosa manca, scusa? La torre invisibile manca. Ne manca un po'. È il castello Elica. Per rispondere il faro. Vabbè ragazzi, noi invece ci fermiamo qua, dai. Lo riprendiamo. Ma no, cos'è? Oggi è venerdì, vero? Lo riprendiamo lunedì. Io faccio una cosa. Ditemi voi se vi può interessare, così in caso decidete voi. Volete che lunedì riparto da qua per fare, prendere tutte le campane, visto che comunque devo prendere un'altra, oppure lunedì iniziamo direttamente il terzo mondo, quindi magari io in questi tre giorni, stasera, stasera, domani e domenica, me lo completo io per i fatti mia. Ditemi voi, ragazzi. Si sta rompendo il fondo schiena. Se io riesco adesso a infilare questo, ve lo dico, sarebbe anche cosa buona e giusta. Uno. E così intanto caricano. Ditemi voi in caso cosa volete vedere. Non mi interessa. Sì, se quando mai tu sempre... Ma Federico va bene anche noi. Va bene, vedremo. Allora, vediamo ragazzi. Signori, io vi ringrazio per avermi seguito in questo bel pomeriggio. Che prospettiva nuova. No, io voglio solo dei test della webcam. Per un semplice motivo, ripeto. Se la metto dove è pestata, ti guardo così e non ti vedo. Quindi... Al momento è messa qua, ma ripeto, non mi piace perché si vede la porta di camera e i miei entrano e escono sbattendosene della privacy. Quindi, sinceramente, mentre io parlo potrebbero aprire la porta in questo... E secondo me da poco succede. E quindi non posso. Cioè... Dove questi giorni provo a spostare il secondo monitor di qua, in modo che dove come era prima, in modo da avere la stessa inquadratura di prima. Vediamo, ci lavorerò. Signori, finisce qui questa settimana. Io vi aspetto domenica alle 13.30. Io ho messo Crash Bandicoot 4. Sto guardando di là. Io ho messo Crash Bandicoot 4. Probabile magari che ci sia. O se in caso si fa qualcosa di...
qualche altra cosa. Sapete, la lega della domenica è un po' così. Invece la schedule è sempre la stessa. Lunedì riprendiamo con Super Mario. Martedì c'è Rayman. Quindi martedì, giovedì Rayman. Eccetera, eccetera, eccetera. La schedule la pubblico sul canale Telegram. Che se volete entrare nel canale, vi aggiorno tutto quello che faccio nella live. Ragazzi, quello che ho ripetuto inizio live, ricordatevelo sul fatto di Discord. E ci vediamo se volete di là. Grazie mille a tutti i ragazzuoli belli per la compagnia. Fatemi vedere chi c'è adesso per un raid. Fatemi vedere un po'. Ciao ragazzi, ciao, intanto vi saluto così. Mi porto dei full, dai, Full Metal Hobby, ragazzi, stanno giocando. C'è Q che gioca a Celeste. Signori, buon pomeriggio, grazie mille, signori. Buon fine settimana, sempre di là, guardo, è l'abitudine, sono 2 anni che guardo di là. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi, buon fine settimana. Mi raccomando, ricordatevi quanto Lemmeri, che ci vanno alle 5, Luca alle 7, Zuppettina dovrebbe fare una live lunga e poi c'è Costantina alle ore 22:30. Buon fine settimana a tutti da parte mia e se volete ci sentiamo sul mio Discord più tardi. Ciao, tutti dei full!